Allora, siccome noi l'avevamo, questa mostra l'avevamo già presentata l'anno scorso a Firenze, ma in una forma ancora non così completa, perché l'abbiamo fatta grazie all'interessamento del Comune di Firenze, il sindaco Nardella, nel foyer del Teatro dell'Opera. Ora, un foyer di un teatro moderno come è quello dell'Opera di Firenze è molto freddo, asettico, tutto di cemento armato, quindi non si poteva fare troppo, diciamo, non si potevano mettere delle cose troppo teatrali perché non ci stavano, non c'era il dove, il come. Questo è un teatro, quindi abbiamo potuto fare di più. La mostra l'ha curata Rodolfo Di Gianmarco, che è un giornalista di Repubblica, e mio figlio Andrea Fagli si chiama, che è l'erede di Paolo, perché Paolo ha lasciato tutta l'età a mio figlio, sapendo che lui è giovane e può portare avanti il discorso della memoria molto più di me. Sono più vicina a mio fratello per età. E quindi, però io naturalmente sono la prima dei consulenti ad aiutarli, perché sapevo tante cose di Paolo e anche di spettacoli vecchi di Paolo che Andrea, essendo mio figlio Andrea, essendo più giovane, non conosceva. Rodolfo Di Gianmarco invece è stato il primo giornalista che ha scritto un libro su Paolo, proprio ancora negli anni Ottanta. Ha scritto un libro proprio, diciamo, cercando di capire l'originalità di Paolo, il suo teatro, e descrivendo i suoi primi spettacoli fino agli anni Ottanta, quando lui ha scritto. Già negli anni Ottanta avevamo lavorato insieme, quindi gli ultimi spettacoli che ha descritto Rodolfo Di Gianmarco sono quelli che abbiamo fatto insieme, Paolo e io, Paradosso e Cane e Gatto, sono stati gli ultimi due. Sì. Però si parla ancora degli anni Ottanta. E poi dopo l'abbiamo intervenuto in tanti vari anni, e poi lui ha continuato. Io avevo il bambino piccolo, perché a me era 82, quindi non potevo seguire i suoi tempi di tournée, e quindi io ho seguito un po' la mia strada, lui ha seguito la sua, facendo tantissimi altri spettacoli fino agli ultimi 2013-2014, poi si è fermato un attimo perché era un po' stanco, veramente stanco, e ha fatto una cosa in televisione, ha fatto un programma in televisione con Pino Strapioli, dove ha messo dei pezzi dei suoi spettacoli, perché lui gli ultimi specialmente li aveva filmati tutti. C'erano dei video degli spettacoli, e quindi pezzi di spettacoli, chiacchierata, eccetera. Qui c'è, allora vi dico subito, si entra e c'è nella prima stanza, che è diciamo l'ingresso, l'introduzione, c'è una grande parete tutta piena di bozzetti di costumi, perché questa mostra rispetto a quella di Firenze è più ricca, vi dicevo, nei costumi, soprattutto là non c'erano costumi, oggetti non c'erano. C'erano i monitor, perché il nucleo fondamentale della mostra è costituito da 40 monitor, ognuno dei quali racconta in breve, in pochi minuti, cioè attraverso locandina, immagini, foto, brandelli, pezzettini di video e anche la voce di Paolo, che si può sentire in cuffia, uno dei suoi spettacoli. Quindi praticamente 40 spettacoli che sono un po' tutta la carriera. Possiamo già entrare? Possiamo già entrare. Ah, ecco, posso dire una cosa, sì, Lucia? Sì, io questa è la dedica. Bellissima, bellissima, bellissima la dedica. È un lavoro artigianale fatto molto male, ma... E poi gliela do, perché dentro ci sono i versacci. E allora si guarda dopo. Va bene, entriamo intanto. Andiamo a vedere. Buonasera. Spegniamo il telefono. Questa è la prima sala. Dove c'è questa parete di bozzetti di Santuzza Calì, che è stata la principale costumista di Paolo. Paolo ne ha avute altre, ha lavorato con la Danda Ortona, con Anna Anni, la fiorentina, quindi ne ha avute altre, ma la principale per tanti anni è stata
Santuzza Calabria. E questi sono bozzetti di alcuni spettacoli. Qui c'è anche un ricordo di Santuzza Calabria, di come ha incontrato Paolo, eccetera. Poi guardate con calma, ora vi dico che cosa c'è d'altro qua. C'è poi questi due schermi, sono curiosissimi perché riproducono tutti gli aggettivi che Rodolfo Di Gianmarco ha raccolto, che sono stati detti a proposito di Paolo in tutti i 60 anni di carriera di Paolo. Sui giornali è stato molto spesso trattato bene, a volte anche maltrattato, alcuni spettacoli che non sono piaciuti o hanno gettato scandalo, eccetera. Per cui ci sono gli aggettivi tutti, sono 600 circa, ne manca 568 mi pare, quindi tantissimi. Tutto quello che è stato detto, gli aggettivi sono stati detti di Paolo. Lui li ha raccolti, pensa che idea, li ha raccolti e quindi qui arrivano, vengono scritti, sono gli stessi di qua e di là, così uno li può leggere con calma, vedi in mezzo, gli apparirà anche di là. Genio ce l'hanno messo? Sì, c'è anche, sì, genio, geniale, mirabile, siamo a Lene, magnetistico, miracoloso, materno, vedi? Misogino, materiale, mistificatore, maturo, vedi alcuni sono misurati, melenso, questo melenso proprio no, non è piaciuto, mobile, mellifluo, anche questo è monellesco, memorabile, monocorde, dove? Menefreghista, meticoloso, ma alcuni sono spiritosissimi. L'ultimo è zitellesco, l'ultimo è geniale, morbido, poi ce ne, aspetta, ce ne sono altri, mingherlino, mordace, ah, vi dico 500 da una cosa mirabile, esagerata, sono mirabile, mirabile, miracoloso, mostruoso, bugnante, vedi, quell'altro ripete, muliebre, insomma. E si va avanti, questo, se volete aspettare, dalla, poi ricomincia dalla adorabile, affascinante, ammaliante, e poi B, eccetera, burattinesco, sì, e poi e si arriva all'ultimo zitellesco. Ma uno dei più belli che mi piace è diabolesco. Diabolesco è bello perché diceva la Ginsburg, Paolo in realtà è un lupo travestito da agnello, perché dietro questo aspetto, è vero, dietro questo aspetto gentile, bello, elegante, aggraziato, mordeva, aveva i denti di lupo perché aveva anche una capacità trasgressiva, dirompente, forte proprio anche di scandalo a volte, no? È stato denunciato per vilipendio alla regione di Stato nel 67 quando ha fatto per la prima volta Rita Nakash. Lui travestito da donna, non solo, ma da santa. Quindi lì è stato, ha dovuto interrompere lo spettacolo, però 10 anni dopo l'ha ripreso ed è stato un successo enorme, perché erano gli anni 70, dopo le cose erano un po' cambiate, cioè, ma negli anni 60 ancora c'era censura. Sì, c'era ancora censura, paura di queste, insomma, ma anche di insomma, la religione un po'. Allora lui fece subito dopo La Nemica, dove dice, perché doveva rimettere in piedi un altro spettacolo, il 448, perché quello era saltato e c'aveva tutta la tournée da fare. Siccome La Nemica, lui da ragazzino, l'aveva fatta con la Wanda Pasquini, nei teatri locali a Firenze, vernacolari, che facevano un po' le cose filodrammatiche, sul serio, La Nemica, che ovviamente questa madre, che è drammaticissimo, drammone di Nicodemi, questa madre con due figli, uno legittimo, l'altro illegittimo, che odia, ama, odia, tutto un dramma così, e lui l'aveva fatto facendo la parte del figlio. Allora gli è tornato in mente, dice, lo posso fare a quest'età, a 40 anni, posso fare la parte della madre. La parte della madre e questa volta in parodia, prendendo in giro questo, anzi, mettendolo lui vestito da donna, quindi
tutto mettendo in luce il mammismo, tutti, no, gli ismi italiani, e questa volta non ha gettato scandalo, perché comunque la mamma in Italia è sempre la mamma, cioè la religione non si tocca. Ma il pari passo con anche la mamma, però sì, anche la mamma, ma la mamma si può, tanto si ama, è sempre mamma. Nello stesso anno andava di pari passo con Carmelo Bene, no? Perché Cristo 63, nello stesso periodo, sì, negli anni 60, Carmelo Bene, anche Carmelo Bene aveva gli stessi problemi. Qualche problema. Poi dopo, negli anni 70, anche Carmelo Bene è cambiata le cose, perché la storia è andata avanti, c'è stata più libertà, più mentalità più aperta, no? Le cantine, eccetera, quindi l'idea anche di rinnovare, ne sappiamo qualcosa noi, vero? Ecco. E qua vi continuo a illustrare, poi voi guardate pure con calma questa stanza, poi passiamo che c'è tanta roba lì. Qua è semplicemente un baule di costumi per far vedere, questi sono costumi che sono rimasti a Paolo, perché la maggior parte dei costumi che usava Paolo su bozzetti della Santuzza Calì li affittava da Farani, cioè non li comprava, perché ogni spettacolo, se no erano 40, 60 costumi, non avrebbe saputo dove metterli, costavano troppo, invece li affittava e ritornavano a Farani, ma alcuni li aveva, alcuni di alcuni spettacoli più piccoli che aveva fatto fare lui, oppure dei frac, dei vestiti da uomo, che comunque, e questi sono alcuni di quelli suoi che sono rimasti nel magazzino pieno di le scene. Questa è una scena di Lele Luzzati, perché insieme a Santuzza Calì, Emanuele Luzzati è stato uno dei suoi collaboratori più, diciamo, importanti, per, come scenografo, sempre scenografie sue, è fisso, diciamo, da una certa data in poi ha sempre usato, prima nei primi anni Bertacca, Anna Anni, appunto altri, Anna Anni mi faceva sia le scene che i costumi, Umberto Bertacca, eccetera. Poi Lorenzo Tornabuoni un anno, mi ricordo, poi cominciò con le scene di Luzzati e lì ha mantenuto questo rapporto a tre, lui, Luzzati e Calì. Erano proprio un trio che andavano d'accordo, perché anche Luzzati e Santuzza Calì si conoscevano, facevano quindi le cose insieme, e devo dire, questa è una tipica scenografia di Luzzati, che facevano solo i bozzetti, ma poi li faceva ingrandire da un laboratorio scenografico, e c'ha tante scene di Luzzati. C'è un costume, uno di quelli che Farani ha gentilmente prestato a questo punto, perché Farani, nella sartoria di Farani sono rimasti alcuni, non tutti, ma tanti dei costumi fatti per gli spettacoli di Paolo. E questo è uno, e dentro ne vedrete altri. Dentro ne vedrete altri, questo era un costume di un quadro musicale. Faceva una specie di gran sacerdote. Voi sapete che tutti gli spettacoli di Paolo erano organizzati con dei brani in prosa e poi intervallati da brani musicali, dove lui faceva mille personaggi, si travestiva in mille modi e aveva intorno quattro o a volte sei danzatori, mimi, che facevano tutti gli altri personaggi, danze, cori, eccetera, canzoni, movimenti, danze, eccetera. E questo era quello che rendeva i suoi spettacoli un po', diciamo, speciali, originali, cioè erano sempre spettacoli con una legge, anche se a volte i testi erano più intellettuali, più profondi, queste canzoni alleggerivano, davano una leggiadria, un senso di gioco e di leggerezza che non mancava mai negli spettacoli di Paolo. E questo usato. Poi, entrando nella sala, nella platea del Valle, vedrete altri costumi e altri costumi e altre scenografie. Se volete dare un'occhiata a questi, se no si continua, come volete, insomma. E da allora sono felice se Lucia la fa da felice. Grazie, grazie. Perché considerate un attimo, qui c'è una parte molto bella. Siete un attimo che qui c'è una parte molto carina, prima di entrare in platea. Guardate che bello questo costume.
di tipo Vandalus che usava in un altro balletto, anche questo, in un gran finale. Straordinario, è bello stesso. E laggiù in fondo viene proiettata invece una antologia di pezzi di palazzeschi. Paolo ha dedicato molti spettacoli a palazzeschi. Questa per esempio è una poesia, la visita alla contessa Eva Pizzardoni. Ascoltiamo. Verde il bosco, il colore vostro io lo conosco, ahimè, non ce la date. Si aspettano le solite persone, alle solite ore che ci vengono avanti con la solita faccia, non è facile sbagliare. E con identica voce ci dicono le identiche parole, non giova il cambiare, che seppure ti sembrano l'uno all'altro diversi nelle forme o gli aspetti, ti diranno tutti alla stessa maniera, buongiorno, contessa, contessa, buonasera. Tutti i giorni si nasce, tutti i giorni si muore. Quando si nasce c'è la levatrice, quando si muore c'è il dottore. Preferisco la levatrice. C'è un dottore, che ci si viene a fare, che ci si fa, si può sapere, si sa. Ammattere, contessa. E dire chi vorrei, solo per una volta, vedermi nuova nello specchio. Come? Nuova, diversa da sempre, diversa da tutte. Aver due bocche? Magari, ma è un caso comune. Lo so, un occhio dietro. Dove? Nella testa. Ah, sì. Un dente sulla punta del naso. Meglio senza naso, nel caso. Due teste. Comune, comune. Sette teste, 13 gambe. Comune, comune, ieri sera per dormire. Mi sono fatta 3 volte la puntura di morfina. 3 volte. Sono pochi. Sono molte. Ma mi pare la morfina. La morfina. La morfina. Vorreste diventare in un tratto regina, imperatrice, Antonietta, Messalina? Forse sarebbe meglio una poveretta. Forse. Ora molto vivere delle mosine, essere giù nel fango. Forse. Insultata. Certo. Battuta. Almeno. Magari nel mezzo della strada, sull'ultimo gradino dell'abiezione, con una donna perduta. Sì. Venduta. Sì. Essere difesa, prostituta. Insultata, battuta, venduta, almeno per provare. Ma come fare noi chi ci può insultare? Voi, io. Siete troppo gentile, poveretto, eccoci qui. Siete troppo corretto. Mi proverò. E non riuscirete ad annoiarmi di più. Ma proviamo. E ci tenete tanto, dico così tanto per fare. Nero io per la prima. Sentiamo. Ma no, ma mia, ma no, perché no? Povero sciocco, no. Stupida di una donna. Poi tu conoti tocco. Vescica con la donna. Imbecille, cretino, uomo da nulla. La povera grulla. Grullone, scimonito, ramonito, buffone. Smentitissima vacca, porcona, puttana, vigliacca. Basta, basta, basta. Mio carissimo Aldo, non crediamo di dirci qualche cosa di nuovo. Sensazione nuova io la non provo, la cerco ma non la provo. Amiamoci piuttosto. L'amore è tanto vecchio, mi sembrerà più nuovo. Sì, purché voi ritorniate come allora. Quando? Quando l'ascoltavate senza pensare al male ed erano assai meno noiose le vostre serate. Mi avete amata voi ed io vi ho amato in voi. Oh! Non dico questo, no? Doveva essere molto noioso il nostro povero amore se l'abbiamo troncato ed è pure ce ne ricordiamo. Era una parola sola, allora, ricordate, sì. Ieri sera. Ieri sera? Quella mia parola. Quale? Dite, mi fate venire male. Quando fu? Certamente mi sbagliate quella sera avanti. Me l'avevo già detta. 100.000 sere, capirete, se sempre la stessa. Basta, basta, non la ripete, lasciatemi morire in pace. Sono malata. Che sarà di voi? Di me. Buonanotte, contessa. Buonanotte, carissimo Aldo. E questa finisce, fantastico. Ma ce ne sono altre, le poesie dura un quarto d'ora, quindi chi lo vuole ascoltare, poi ce ne sono altre. Ecco, qui sono i ricordi. Ero sul punto di uscire un giorno. Sono brevi. Sono brevi i ricordi.
aveva un gran fiocco in mezzo a riccioli biondi. Erano i camerini di un teatro di Roma. Ho chiesto: dov'è Paolo Poli? Sono io che ha risposto. Da allora, per i costumi del mio spettacolo, veniva a casa mia alle 8 di mattina. Mi raccontava e elencava i personaggi. Un raro privilegio. Faceva le voci dei cattivi e dei buoni. Io di nascosto cercavo di prendere appunti. Poi, quando mi mettevo a disegnare, mi apparivano tutti i fantasmi di quel teatro recitato solo per me. Forme, deformazioni, esagerazioni. Le scene le faceva il nostro amato Luzzati. Era come se avessimo già da tempo, forse dalla nascita, giocato tutti e tre con il teatro. E abbiamo continuato a lavorare assieme fino a ieri o all'altro ieri. Molto carino. E Lele dice: Paola e io ci conosciamo dai tempi della Borsa d'Arlecchino. Diceva, perché Emanuele Luzzati è morto, e abbiamo spesso condiviso una minestrina insieme. Faccio anche delle scene dipinte per lui alla vecchia maniera, che a noi piace tanto. Ma a volte non capisco di preciso cosa vuole da me. E allora butto giù dei bozzetti a modo mio e gli dico: non ti preoccupare, poi li sistemi da te, tanto lui è capace di fare tutto. Bella, eh? Ecco, laggiù in fondo si può vedere un altro costume, di questo costume, di quelli sempre che usava per i quadri musicali. Era un quadro tutto su la guerra d'Africa. Erano tutti con le calzamaglie marroni, quindi neri. Lui era così con questa cosa in testa, e i suoi danzatori tutti con la calzamaglia, e facevano Adua il liberano, quelle canzoni, la carovana del Tigrai. Ne ha fatti in vari spettacoli, quindi non mi so dire proprio quale spettacolo, ne ha fatti le riprendeva, lo riprendeva in vari spettacoli. Ora poi si entra e vedrete proiettato nel soffitto, viene proiettato nel soffitto, una cosa molto bella che lui ha fatto anche lì, dura però 12-13 minuti, però si può guardare anche altrove nel frattempo, perché stare seduti a guardare il soffitto a lungo, ma sono tutte le canzoni del premio Tempo. Lui nel 1984 ha avuto a Sanremo il premio Luigi Tenco per la canzone, quella d'autore, diverso dal premio di Sanremo. E andò con la sua pianista Jacqueline Perrotin, che lo ha accompagnato per tanti anni nei suoi spettacoli. Hanno fatto anche uno spettacolo solo, mezza coda si chiamava, solo lui e lei. Lei suonava il pianoforte e lui in scena cantava e diceva, cantava soprattutto, e poi recitava dei pezzettini, ma molto meglio. Quindi quello. Ma quando Jacqueline non figurava, era nella preparazione degli spettacoli, perché le musiche registrate erano quasi sempre di Jacqueline. E qui al Festival Tenco nell'84 fu invitato e portò Jacqueline Perrotin, che suonava il pianoforte, scelse alcune canzoni che sono proprio di mezza coda, e poi per bis recitò una poesia. Quindi ci sono le canzoni che fece al Festival Tenco, e tra l'altro cantate molto bene, perché era giovane ancora, nell'84 era giovane, quindi con una bellissima voce, una voce ancora potente, con una vivacità, una diciamo dinamicità, che poi negli ultimi anni aveva perso un pochino, la voce era meno squillante, si sa che un po' con gli anni la voce si offusca un pochino, e qui era al massimo proprio della sua potenza e bellezza e pulizia la voce. E poi c'è anche questa poesia che lui ripeteva molto spesso, dei due gattini, molto spiritoso, molto muffa come bis, e quindi c'è tutto questo, e viene proiettato nel soffitto, uno la può ascoltare, vedere, ma anche guardare tutta la platea, che è piena, come dicevo, del palcoscenico, che sono pieni di costumi e di scenografie. E sono molto belli a vedersi, il teatro è bellissimo, come si entra, è emozionante. Che fai sognare, sperare d'amare tutta una vita. Allora dallo
erano super belli, vi dirò la tristissima storia degli Zolfanelli. Di sala in sala, Paolinetta gira e rigira sola soletta. Di casa uscendo la sua mammina disse: ricordati di star buonino. Se non teme d'essere sfidata, grida, fai il chiasso, quella sventata. Ecco, e la vede sul tavolino dei Zolfanelli lo scatolino. Che grazioso bel giocherello. Io voglio accendere un Zolfanello, la mamma accende l'ho veduto spesso. Io voglio ripetere quel gioco stesso. E mi insegnavo così due gatti. Alzano il pelo, ma questo non vuole. Più non rammenti le sue parole. Miau, 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 subia, finiscila con questo gioco che c'è pericolo di prender fuori i due gattini. Paolinetta, intenta il gioco, non può dar retta. Ecco la fiamma s'accende, brilla, crepiti il legno, soffia, scintilla, tutta contenta, la pazzerella, alza il fuoco, ride, saltella. E mi insegnavo i due gattini. Alzano il pelo, scattini. Sì. Il babbo questo non vuole, andiamo vicino, non ravinti le sue parole, andiamo vicino, andiamo su, via, sì, ma non questo no. Seduti.